Stefano Bessoni presenta Canti della Forca. Da dove nasce questo progetto e quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Allora, nasce dalla scoperta di una serie di poesie macabre di uno scrittore tedesco dello scorso secolo che si chiama Christian Morgenstern. L'ho scoperto casualmente, me ne sono innamorato e ho deciso di farlo conoscere al pubblico italiano. Come lavoro è stato un lavoro abbastanza lungo, il cortometraggio diciamo che ha richiesto circa 5 mesi di lavorazione, soprattutto per la parte in animazione, e poi c'è tutta la parte di illustrazione del libro. Quindi diciamo che sono un 7-8 mesi di lavoro intensivo. Ok, queste storie macabre, come possiamo vedere, vi abbiamo mostrato i pupazzi nelle animazioni che poi si vedono nel film, sono state, diciamo, realizzate anche legandosi alla storia o prendendo spunto da qualche personaggio, sempre, diciamo, delle fiabe o di altri animatori. Hai citato Tim Burton, precedentemente, che ti hanno ispirato. No, assolutamente. Sono delle cose che naturalmente escono fuori dalla mia fantasia. Ho sviluppato i personaggi tirandoli fuori da queste poesie di Christian Morgenstern. E naturalmente è normale che poi venga detto sono bartoniani perché chiaramente hanno le teste grosse, le gambine fine, però sicuramente mi lascio più ispirare da animatori come Jans van Meijer, i Brothers Quay o comunque personaggi poco conosciuti nel mondo dell'animazione. E quali sono i prossimi step per quanto riguarda appunto Canti della Forca? Sappiamo che è un cortometraggio legato a un progetto editoriale, stai lavorando poi per il lungo, giusto? Sì. I prossimi step sono quelli di cercare di trovare dei partner europei, possibilmente in Germania, visto che parte comunque da una sorgente tedesca, quindi lo scrittore era tedesco, e quindi cercare delle produzioni al di fuori dell'Italia, perché in Italia è impossibile riuscire a sviluppare un progetto del genere, che mi aiutino a sviluppare economicamente il progetto di lungometraggio. Quindi è una cosa totalmente aperta che mi auguro nei prossimi mesi possa avere uno sbocco positivo. Ecco, proprio questo per chiudere, volevo lanciare un messaggio ai giovani, magari che si lanciano nel campo dell'animazione e che come te vogliono lavorare a un progetto simile, su quali basi devono partire per cercare poi di arrivare a un progetto, a un prodotto finale. Beh, prima di tutto, raggiungere un livello professionale abbastanza alto, quindi apprendere bene la tecnica, apprendere bene uno stile, una propria poetica e poi cercare di portare avanti delle idee che siano originali e concorrenziali nel panorama moderno. Benissimo, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento sui canali di Film for Life per l'intervista e quindi poi per raccontare un po' quello che è stato il cortometraggio che di cui ti auguriamo grande fortuna. Vi ringrazio.